Sì, grazie Presidente. Ho sentito il collega, sembrava di essere un bel libro, una bella favola, tutto bello, vogliamoci bene, ma che bello. Mi sembra il tema del momento in cui ha un innamoramento generale delle bellezze del mondo. Il patrimonio culturale non è europeo, è mondiale, ma deve essere gestito dall'Italia, il nostro patrimonio, non dalle sue belle parole. Questa è la differenza tra noi e voi. E allora, la prima cosa che ho fatto, poi entro nel merito della discussione, è andare a vedere il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa che ci porta questa ratifica fatta a Faro, neanche in Italia, a Faro, ci porta a che cosa? Nel 2005 a dire sì, il patrimonio culturale è del mondo. È del mondo, no, è del nostro paese. Allora il Consiglio d'Europa, e io Presidente su questo veramente la invito a prendere nota di questo, il Consiglio d'Europa all'ultima seduta non ha fatto parlare un senatore eletto, cioè il sottoscritto, perché la pensavo in modo diverso da loro. Questo è il Consiglio d'Europa. L'ultimo relatore ero io, non mi hanno dato la parola per esprimere sui migranti climatici qualcosa di diverso. E questo Senato dovrebbe difendere le minoranze dentro il Consiglio d'Europa. Consiglio d'Europa che ha 47 stati, tra cui la Turchia, di cui oggi abbiamo sentito che cosa anche voi ne pensate. E noi andiamo a che cosa? A consegnare il nostro patrimonio culturale a chi? All'Europa, ma non esiste al mondo. Siete veramente qualcosa di incredibile. Allora, quando lo leggo e vado all'articolo 7, ed è qualcosa veramente di... Perché se uno lo legge, sembra anche bello. Uno lo legge, sembra bello il patrimonio, come ha detto lei, culturale, vogliamoci tutti bene, che bello. E poi però, quando vedi che istituiscono il tavolo delle conciliazioni per stabilire i valori delle opere d'arte. Ma noi 2000 anni, basta girare per Roma, basta girare in qualsiasi città italiana, che ci rendiamo conto che le nostre opere d'arte sono, e sono nei nostri valori cristiani. Questa è la nostra storia, queste sono le nostre tradizioni. E allora non vorrei mai trovarmi in un dibattito, cosa che succede, dove una minoranza chiede, no, ma a me, sa, il crocifisso è successo, in aula, mi dà fastidio, il mio compagno, dobbiamo toglierli. No, come diceva il collega prima, questa opera del 400 che a Bologna ha raffigurato Maometto, e allora non si può tenere, allora ci sarà un tavolo di discussioni, è questo che a me fa paura. Le nostre tradizioni le sappiamo difendere noi, solo che cosa è successo adesso? Che il partito del PD, il partito delle tasse e il partito della decrescita felice si sono uniti per consegnare il nostro patrimonio all'Europa, e questa è una vergogna con questa convenzione. Questa è la cosa più importante. Ed è questo che io mi rammarico. Allora parto ai colleghi di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Vi chiedo anche a voi, veramente, votiamo tutti uniti, ma tutti uniti, contrari. Perché se l'andate a leggere anche l'articolo 15, l'articolo 22, vanno a demolire i nostri valori che sono molto più importanti dell'economia. Perché nel momento in cui io metto in discussione i valori, è come l'albero. Quando gli togli le radici, l'albero cade e noi, e voi state distruggendo e mettendo in discussione i nostri valori. E quando vedi delle minoranze, ed è lo stesso concetto di questa convenzione, che mettono in discussione, ve la porto nella difesa delle minoranze, e volete ritornare al concetto di genitore 1 e genitore 2, la stessa cosa, le nostre tradizioni sono papà e mamma, e voi volete annientare le tradizioni per difendere le minoranze che non rappresentano questo paese. Per cui l'invito, Fratelli d'Italia e Forza Italia, votate con noi contro questa convenzione. Grazie Presidente.